Cari amici appassionati di storiografia militare, buongiorno, buona domenica e benvenuti a bordo del canale del Serenissimo Venezia 90. E da dove inizia la storia che vi racconterò oggi? Allora, parleremo di un... Volevo parlare di un piccolo ma tragico e grave episodio, violento, brutto, che appunto ha coinvolto la città di Venezia, appunto la città dove sono nato, esattamente il giorno del 13 ottobre del 1944. Allora, metto già le mani avanti, signori, su certe cose. L'argomento di questa sera è un argomento un po' confuso, non ci sono delle fonti certe, non ci sono delle certezze. Probabilmente è successo come caso isolato il 13 ottobre del 44, o probabilmente va a collegarsi a un altro tragico evento, sempre riguardante la città di Venezia, successo il 15 agosto del 1944. Ripeto, siamo in piena Seconda Guerra Mondiale, e sotto Venezia è sotto l'occupazione delle truppe tedesche e di conseguenza della Repubblica Sociale Italiana. Gli alleati lentamente sono impegnati, diciamo, nelle fasi delle battaglie di sfondamento lungo il fronte attestato sulla linea gotica. E appunto il 13 ottobre 1944, nella laguna di Venezia, più precisamente all'altezza dell'abitato di Ognissanti, di fronte al litorale di Pellestrina, che è appunto un litorale, una striscia litoranea oddio, non mi viene in mente, di relitto dunale, scusatemi, che appunto va a separare il mare Adriatico dalla laguna Veneta. Quindi di conseguenza, tornando all'argomento, il giorno 13 ottobre del 1944 è una giornata che in prossimità dell'autunno, però è una bella giornata di sole e che presenta anche dei profumi quasi primaverili, un po' anomali, diciamo, per la stagione. E io ne so qualcosa. E cosa succede? Il motobattello, più precisamente il vaporetto, un piroscafo di piccole dimensioni di proprietà dell'azienda ACNIL, allora l'azienda di trasporti della Laguna di Venezia, che ora prende il nome di ACTV, che è appunto Azienda Consorzio Trasporti del Veneziano, all'epoca ACNIL per l'appunto, questo vaporetto, questo piccolo piroscafo, salpa da Chioggia e più o meno dopo aver lasciandosi alle spalle il porto di Caroman, passa all'altezza dell'abitato di Ognissanti di Pellestrina e che cosa succede? All'orizzonte compaiono tre caccia bombardieri dell'aviazione alleata. Caccia bombardieri che non furono mai identificati, non si seppe mai a che aviazione facevano parte, a che reparto, di che aerei si trattassero. Io penso probabilmente da parte della RAF, della Royal Air Force, l'aviazione britannica, forse erano dei P-47 Thunderbolt, forse probabilmente dei P-38 Lightning, non lo so e il video non è incentrato a cercare di capire che tipo di velivoli fosse. Per questo ci sono i commenti, per questo chiedo l'aiuto a voi utenti, specie gli esperti, ne cito uno, Tornado Simon, grazie. E insomma, di conseguenza questi tre aerei sorvolano provenendo da sud l'abitato di Malamocco e di conseguenza piombano addosso al Giudecca, iniziano a mitragliarlo con i loro cannoni da 20 mm più le mitragliatrici Browning da 12,7. Non soddisfatti, sganciano tre bombe, di cui una centra la cabina comando, un'altra centra la prua e la terza prende in pieno la sala macchine e tanti saluti. Il piroscafo Giudecca, con a bordo 200 persone, alcune fonti parlano di 400, tra civili, bambini, donne, uomini, che appunto partiti da Chioggia, diretti fino al terminal di Fusina, dove appunto il vaporetto avrebbe attraccato, per andare a cercare un po' di derrate alimentari,
che appunto ne avevano disperato bisogno per poter sfamare i loro cari, dato che nel 44 a Venezia non si trovava assolutamente nulla come in moltissime altre città italiane. Quindi della serie eravamo in piena carestia e si faceva una fame della Madonna, giusto per intenderci, ragazzi. E sì, appunto, con a bordo 200 persone, alcuni parlano di 400 civili, ma tra l'altro tra queste 200-400 persone c'erano più di 20 militari tedeschi armati e militi della Repubblica Sociale Italiana. Concludendo l'affondamento del Giudecca. Già da subito iniziarono le operazioni di soccorso, in primis da parte degli stessi abitanti dell'isola di Palestrina che, incuranti delle bombe d'aereo, dei mitragliamenti, misero subito mano ai remi delle loro barche e si avviarono verso il luogo del disastro e appunto il Giudecca all'altezza dell'appunto di fronte dell'abitato dei Missanti si inclina su un fianco e si adagia tra virgolette affonda perché non si tratta di un vero e proprio affondamento nei bassi fondali appunto della Laguna Sud di Venezia. Subito appunto i superstiti vengono soccorsi, da Venezia partono altri due battelli di linea dell'ACNIL più le lance della UAP, che era appunto diciamo, l'ente contraereo italiano, alcuni battelli di servizi lagunari della Wehrmacht e alcune lance dei vigili del fuoco appartenenti sempre alla Repubblica Sociale Italiana. Arrivano nel luogo del disastro, riescono a prelevare i superstiti, ma ahimè, più di 20 persone perirono nell'incendio causato dalle deflagrazioni degli ordigni sganciati dai velivoli e di conseguenza moriranno successivamente all'ospedale civile di Venezia e appunto questa tragedia, insomma, successivamente finì quasi nel dimenticatoio. Allora, molti lo definirono il classico crimine di guerra. Molti iniziarono a definirlo come americani assassini, quando per l'appunto molto probabilmente non si trattò di aerei appartenenti all'aviazione americana, alla US Army Air Force all'epoca, appunto l'aviazione dell'esercito degli Stati Uniti d'America, ma molto probabilmente, dico opinione mia personale, non si trovano fonti a riguardo appartenenti alla RAF e di conseguenza al reparto forse della DAF, la Deutsche. Scusate, la Desert Air Force, scusatemi, mi sono impapinato. E, probabilmente, non so, comunque fu un evento tragico, brutto, violento, che purtroppo causò vittime civili innocenti, ma come sapete, ragazzi, la guerra è guerra e probabilmente si trattò di un errore. Uno dei tanti classici errori di puntamento che capitavano con gli strumenti che aveva in dotazione l'aviazione anglo-americana all'epoca, ai tempi della guerra. Non si trattò di un crimine di guerra perché l'aviazione anglo-americana aveva l'ordine di colpire sulla laguna qualsiasi tipo di naviglio militare e non, ma che potesse essere servito dai militari che trovassero sul loro percorso. Quindi non fu un crimine di guerra, perché praticamente il Giudecca trasportava a bordo più di 20 militari tedeschi armati, che probabilmente non si sa dove sarebbero stati portati, ma comunque di conseguenza la nave aveva personale militare a bordo. Probabilmente gli alleati lo sapevano, hanno mitragliato e di conseguenza, incuranti dei civili, hanno sganciato le tre bombe affondando la motonave e purtroppo poi causando la strage. Però quello che a me fa parecchio inalberare è il solito discorso di dare degli americani assassini o inglesi assassini, magari in questo caso, quando semplicemente durante quel periodo le SS a Venezia stavano facendo man bassa di ebrei, partigiani, oppositori politici, vittime innocenti, e mi pare che in Italia di vittime innocenti da parte delle stragi naziste sul suolo italiano ne abbiamo avuto un bel esempio. Ad agosto, un mese prima, 20
Vedi la strage di Sant'Anna di Stazema, dei bambini massacrati solo perché si trovavano in un paese dove in quel momento magari non dovevano stare. Solo perché i tedeschi avevano pianificato le stragi per far sì che la popolazione civile non appoggiasse le bande partigiane e per far capire a loro che quella era zona di guerra. Gli alleati non fecero mai una cosa del genere. E un errore, come potrebbe essere la strage della scuola di Gorla, come potrebbe essere magari anche il bombardamento del bacino San Marco, esattamente perpetrato sempre dalle aviazioni anglo-americane un mese prima, però anche lì probabilmente non si sa, il Giudecca fu affondato il 15 agosto del 44 e non il 13 ottobre, anche lì non si sa, non ho fonti a riguardo, quindi secondo me ad esempio i casi non sono isolati, parliamo della stessa azione e in quel momento cosa successe? L'obiettivo era la nave ospedale tedesca ormeggiata nel bacino di San Marco e penso ragazzi che sapete che il bacino di San Marco è quella parte avanti della laguna di fronte alla piazza San Marco con la basilica, il palazzo ducale e il paron de casa che è il campanile di San Marco che va a far da guardia alla basilica e appunto l'isola di San Giorgio. La nave militare tedesca Freiburg era ormeggiata tra la punta della dogana dove c'è la famosa palla d'oro e di conseguenza l'isola di San Giorgio Maggiore, sede del museo navale dedicato a Vittorio Cini, giusto per fare un esempio, per farvi ad indicare il luogo dove era ormeggiata questa nave, quindi nel bel mezzo del bacino San Marco, nave con a bordo militari tedeschi armati. I bombardieri, per fortuna, mancarono l'obiettivo, però causarono molti danni dovuti allo spostamento d'aria delle bombe e potete immaginare i danni che possono fare, causare lo spostamento d'aria di una bomba da 250 o 500 kg che sia alle abitazioni affacciate sulla riva degli Schiavoni o di conseguenza ai monumenti che ci sono in quella zona. E lì in questa azione si parla di un traghetto che viene colpito, di una motonave che viene colpita nella rotta tra Fusina e Chioggia. Probabilmente quella nave era il piroscafo Giudecca, che nel fatto singolo viene elencato come l'affondamento da parte di un attacco di cacciabombardieri delle aviazioni alleate al 13 ottobre 1944. Quindi spero mi abbiate seguito. Quindi probabilmente i due casi sono anche collegati e c'è una confusione nelle date, ma ripeto, ragazzi, non ci sono fonti che vanno a specificare questi tragici eventi. Alcuni parlano del 15 agosto, altri parlano del 13 ottobre, non si sa. Ma tornando a ripetere, quando si parla anche molto spesso di crimini di guerra, nel caso anche dell'affondamento del piroscafo Giudecca, che giustamente fu un tragico evento, fu un evento brutto, duro, violento, che andò a colpire vittime civili, ma ripeto, la nave a bordo aveva più di 20 militari tedeschi e della Repubblica Sociale Italiana armati. Venezia stava subendo la tortura dell'occupazione tedesca già dall'8 settembre del 43. Pensateci a questa cosa. E poi, tra l'altro, perché nessuno parla mai, ad esempio, dell'affondamento del Quintino Sella, silurato da due moto siluranti della Kriegsmarine tedesca, comandate dal capitano di vascello Schmidt, chiamato, soprannominato il corsaro dell'Adriatico, che con due siluri affondarono il Quintino Sella, che a bordo aveva più di 200 profughi che disperatamente tentavano di raggiungere Taranto per poter andare, per diciamo fuggire dall'occupazione tedesca in atto, dal piano Axe. Quello non fu un crimine di guerra, no, perché c'era un'azione di guerra con un paese in quel momento nemico. La stessa cosa furono i tre cacciabombardieri che bersagliarono il Giudecca. Un errore può darsi, sicuramente, ma era una nave, seppur civile, con a bordo dei militari in un paese considerato nemico, che era in guerra con il paese che aveva i bombardieri, i cacciabombardieri, gli aerei che stavano mitragliando quell'obiettivo, quella disgraziata nave che si trovava in quel momento in rotta da Pelestrina verso Fusina. Tutto qui, ragazzi. Insomma, ripeto, i bombardamenti alleati
gli attacchi aerei da parte degli anglo-americani furono una cosa brutta, orribile, che fece molte vittime e moltissimi danni, questo è certo, però non si tratta di un crimine di guerra, almeno dal mio parere, perché mentre magari tre cacciabombardieri, che ripeto, non si sa se inglesi o americani, non si sa che modelli di velivoli, a tanti di voi non interesseranno, di certo, ma mentre questi tre aerei sbagliavano il loro obiettivo, mitragliando una nave civile con più di 20 militari tedeschi a bordo, nel frattempo a Venezia le SS stavano facendo stricca de mandorlato, come si usa dire dalle parti nostre, di civili innocenti, solo perché avevano la colpa di aver aiutato un partigiano o magari un GAP, i gruppi di azione patriottica che in città operavano. E tra l'altro voglio dire anche un'altra cosa. Nelle memorie del feldmaresciallo Albert Kesselring, all'epoca comandante in capo delle forze tedesche, delle forze armate tedesche in Italia, disse che le due città principali che gli diedero molto filo da torcere a livello di resistenza partigiana, sapete un po' quale città erano? La prima, Roma. Vedi l'attentato di Via Rasella, che con il conseguente eccidio delle Fosse Ardeatine, che purtroppo questa settimana ricorreva all'anniversario e per mancanza di tempo ho dimenticato di ricordare. E la seconda, indovinate un po' quale? Venezia. Sì, fu proprio Venezia la città che diede ai tedeschi più filo da torcere per quanto riguarda la resistenza partigiana, proprio dovuta alle insidie, alle calli, ai palazzi che potevano nascondere non si sa quanti partigiani. Giusto per rendere un'idea. E molto spesso Kesselring parlava che era molto difficile mandare le truppe a riposo in queste due città. Giusto per fare un esempio. Bene ragazzi, ripeto, è inutile parlare di crimine di guerra per quanto riguarda i bombardamenti aerei anglo-americani quando appunto i tedeschi ne combinavano di tutti i colori e molto spesso anche da parte nostra pre-8 settembre si va a dimenticare le porcate che abbiamo fatto nei Balcani, giusto per fare un esempio. Dai, insomma, bene ragazzi, penso che comunque posso andare verso la conclusione del video. Perdonate se magari è stato un po' difficile da seguire e sia stato un video magari poco preciso e un po' appunto confusionato, però ripeto, non ci sono fonti precise, sono tutte quante ricordi e insomma, diciamo che è più un video che ho voluto fare a ruota libera, parlare un po' di questo evento che è successo. E purtroppo è solo ricordato da una piccola lapide presente in una bricola nel bel mezzo della Laguna Sud di fronte all'abitato di Pellestrina. Le bricole sono i pali di segnalazione che vanno a segnalare i canali dalle secche nella Laguna di Venezia. Insomma, giusto per fare una piccola precisazione. Tutto qui, l'evento è successo, l'evento è poco ricordato, più ricordato dagli abitanti del litorale di Pellestrina, ma comunque ho voluto ricordarlo, accennarlo a voi proprio in collegamento al video precedente per quanto riguarda se i bombardamenti aerei, le offensive aeree anglo-americane sull'Italia furono appunto dei crimini di guerra o meno. Per il resto lascio la parola a voi. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccando sulla campanellina, commentate, fatemi sapere opinioni e considerazioni. E da Venezia 90 è tutto. Io vi rimando ad un mio prossimo video e buona domenica, ragazzi!